E allora iniziamo dalla genesi di questo libro, che di per sé è già un romanzo, nel senso che Silvia Calamandrei scopre su internet la pubblicazione dei diari di una bambina italiana che aveva frequentato le scuole in Cina. Quella bambina era Silvia, quei diari erano i suoi diari di bambina, un editore li aveva scovati a una bancarella di Porta Portese e Silvia da quel momento ha deciso di ricostruire la sua vita, la sua autobiografia, una vita intensa rocambolesca, quella di Silvia Calamandrei, che in questo libro racconta se stessa e la storia che ha vissuto, ma lo racconta con una naturalezza davvero disarmante. Ora, non vorrei fare spoiler, però a un certo punto si scopre che il suo compagno di vita, Fabrizio Grillenzoni, che salutiamo, si è fatto qualche settimana Regina Coeli. Per via della legge reale, e Silvia lo scrive così, con una disinvoltura, come se fosse un'eventualità tutto sommato plausibile in un'esistenza quotidiana. E queste sono solo le premesse di un volume davvero avvincente, da cui partiamo oggi però per ampliare un ragionamento culturale restituendo, e questo è molto importante, restituendo alla nostra collettività quegli spazi di dibattito pubblico che in questo momento storico sono davvero sempre più vitali. Iniziamo quindi con Tommaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri di Siena, storico dell'arte, intellettuale particolarmente impegnato. Iniziamo da lui, che con questo palcoscenico ha una relazione particolare perché proprio qui al Teatro Poliziano ha debuttato con lo spettacolo L'aria della libertà, l'Italia di Piero Calamandrei, quel Piero Calamandrei che nel libro di Silvia emerge con particolare forza soprattutto in virtù della nota, famosa spedizione, delegazione culturale del 1955, quel gruppo di intellettuali di cui facevano parte anche Norberto Bobbio, Carlo Cassola, Fortini e tanti altri, che andavano a visitare la Cina, una visita a cui poi Calamandrei avrebbe dedicato un intero numero speciale della rivista Il Ponte, la rivista diretta da Piero Calamandrei. E allora quell'apertura al mondo, verso il mondo, quello spirito di dialogo, di pace, di interdipendenza, quella necessità di costruire ponti, professor Montanari, in un'attualità nella quale i ponti vengono piuttosto sollevati e bombardati, ecco, come possiamo interpretare quelle pulsioni? Beh, intanto grazie per questa occasione, è acceso? Sì. Sì, grazie per questa occasione che mi riporta appunto a Montepulciano. Definire lo spettacolo accanto a chi gli spettacoli li fa davvero, bisogna farlo con pudore, però era un tentativo di riportare nell'Italia di oggi, è un tentativo perché continuiamo a replicarlo in Italia, di far risuonare nell'Italia di oggi la voce di Piero Calamandrei, che risuona anche in questo libro. Sono molto felice di essere qua per l'amicizia e l'enorme stima per Silvia e anche per la missione dell'Università per Stranieri di Siena, che ho l'onore in questo momento di servire come rettore, che è la missione appunto di provare a insegnare prima di imparare che nessuno è straniero e che la nostra patria è il mondo. E in questa visione, oggi così drammaticamente attuale, il rapporto con la Cina è per molti versi centrale. Nel libro, che è molto bello innanzitutto, ed è un libro prezioso perché è capace di riunire la storia personale a quella globale con grande leggerezza, con grazia, e poi perché ci si trova lo sguardo della bambina, che non è in contrapposizione, non è in dissidio, non è separato da quello della donna adulta. George Orwell diceva che bisogna conservare dentro di sé, fino in fondo, anche quando si è compromessi con la politica o addirittura con la guerra, uno sguardo infantile, una parte infantile. Diceva continuare a desiderare quando si è grandi ciò che si è desiderato fortemente da bambini, e lui diceva per esempio la giustizia, desideri ingenui eppure fondamentali. E dunque è un libro che è pieno di disincanto ma anche di incanto, e le due cose non sono in contraddizione, di nostalgia ma anche di uno sguardo carico di futuro. E per me, almeno per la mia esperienza, per la mia conoscenza, la figura di Piero, meno centrale che in altri lavori di Silvia per ragioni generazionali, per ragioni di storia, è però una figura determinante. Il libro si apre con un'estate, l'estate del 56, l'ultima di Piero nella villa del Poveromo, la villa dove le farfalle cinesi hanno trovato casa. E poi continua, certo, anche intorno al viaggio dell'ottobre del 55. Io, come succede quando i libri funzionano,
che ti fanno venire voglia di aprire altri libri e la scrivania si affolla e i libri entrano in dialogo, sono andato a tirarmi giù un po' di testi e tra i vari resoconti del viaggio ce n'è uno che mi è caro per lo stile affettuoso e diretto, che è quello di Franco Antonicelli, fra i tanti testimoni. Ne leggo qualche parola. Talvolta le visite, i pellegrinaggi erano faticosi. Di proposito Piero non ne perse mai uno. Lo vidi alle ammiratissime mostre d'arte antica nei palazzi imperiali di Pechino, curvo da particolare intenditore su rotoli e rotoli di pitture. Quando salì al tramonto, un altro brano, gli altri gradini estenuati del Tempio della Riconciliazione, una pagoda ottagonale di 13 piani con uno dei soliti tetti ricurvi ad ogni piano. La signora Ada lo attendeva un po' inquieta ai piedi della pagoda. Ma quel che più mi colpiva in lui era l'incalzante interesse, l'infaticato entusiasmo. È ammirativo senza restrizioni. Dirò anzi che da un punto di vista diplomatico egli poteva essere considerato persino poco prudente. Si lasciava trasportare da uno slancio intimo, da un'emozione sentimentale che in lui non poteva certamente essere né calcolata né ingenua. Sono parole particolarmente felici perché restituiscono anche, mi pare, il tono generale di questo libro. Il chinarsi con affetto e il non dissimulare un entusiasmo, senza per questo essere ingenui, incanto e disincanto. Nel libro c'è una pagina in cui Franco ricorda in modo più intimo, più caloroso, quel viaggio, e lo ricorda nell'introduzione al diario, ai diari del padre. L'ultima volta che lo incontrai, nell'ottobre del 55 a Shanghai, parlammo per ore a quattro occhi nella sua camera d'albergo, in cima al grattacielo delle antiche concessioni stranieri. La fiducia di mio padre è la mia, la sua è la mia illusione, che un mondo migliore stava venendo, di emancipazione degli uomini e dei popoli, si confrontarono quel giorno nel colloquio più concorde che avessimo mai avuto. E questo resoconto finisce con due parole, ottimismo e gioia. Insomma, è un momento questo di questi giorni dell'aprile del 2022 in cui parole come queste sono vitali, sono necessarie. C'è stato un momento che potrebbe tornare in cui si poteva pensare a questo, emancipazione degli uomini e dei popoli. L'idea, insomma, che come dice Silvia più avanti, scusate, si salta fra le pagine dei libri e degli appunti, dice più avanti a proposito dell'89, dei fatti di Tiananmen, c'è però un tale sapore tragico nei fatti dell'89, un po' come quando si ripercorre la vicenda del rapimento di Moro, che viene ogni volta da chiedersi se le cose non sarebbero potute andare altrimenti, un'altra soluzione era possibile. Il filo mi pare questo, l'ottimismo, l'apertura, la fiducia e poi la presa del reale, ma capace di non estinguere quella fiducia, quello sguardo. Un'altra soluzione era possibile. E anche in ricordi meno intimi, ricordi più pubblici, come quando Franco si rivolge a Norberto Bobbio, curatore degli scritti politici del padre Piero, l'insistenza sul fatto che sia rispettata quella apertura, quello stato d'animo con cui Piero era andato in Cina, che non venisse archiviato, che non venisse dimenticato, magari perché poteva far comodo, come dire, non mostrare un lato appunto che qualcuno avrebbe potuto ritenere ingenuo. E rivendica Franco un'esperienza, quel viaggio, che il babbo visse con profonda passione intellettuale e ideale e che segnò un punto nella sua ricerca. Forse, se fosse vissuto, certi sviluppi successivi della Cina lo avrebbero deluso, ma ciò non toglie che quanto egli aveva visto allora in Cina fosse reale, che il suo giudizio avesse colto un indirizzo che nella Cina di quegli anni era in atto e che era l'indirizzo giusto per la Cina. Né comunque meno valido oggi di allora può apparire il suo apprezzamento della fondamentale qualità liberatrice della rivoluzione cinese. Saper cogliere le promesse e saper vedere che non sono state mantenute, ma nello stesso tempo non dimenticare il valore delle promesse. Uno sguardo che non sia di un idealismo astratto, ma che non si rassegni al più cinico realismo. Dove porti il cinico realismo lo stiamo vedendo in queste ore.
e lo stiamo vedendo nel modo peggiore. Non sono certo i pacifisti o gli idealisti che hanno portato il mondo sulla soglia di un possibile olocausto nucleare, ma è la politica realista delle cancellerie e della volontà di potenza. E allora, su suggerimento e su suggestione di Silvia, volevo concludere queste poche parole riprendendo un testo che Piero aveva scritto qualche anno prima di andare in Cina, siamo alla fine degli anni 40, quando, su suggestione di Giuseppe Antonio Borgese, uno dei pochi professori, dei 12 professori che non giurarono fedeltà al fascismo, gli dedicheremo un'aula all'Università per Stranieri insieme agli altri 11 nei prossimi mesi, Calamandrei si occupa del progetto di una Costituzione mondiale. Luigi Ferraioli recentemente è tornato su quest'idea di una Costituzione per la Terra, un progetto che nasce dalla Seconda Guerra Mondiale e soprattutto dalla consapevolezza dei rischi inediti e finali dell'era atomica che si stava aprendo, che si era aperta nel modo peggiore, più drammatico, con le bombe sul Giappone, a proposito di crimini di guerra, letteralmente giudicabili così, anche se, come ben sappiamo, poi dipende da chi le vince la guerra, il riconoscimento o meno della portata criminale di certi atti di guerra. Giuseppe Antonio Borgese, insieme a un gruppo di umanisti e giuristi americani, e affidandosi all'introduzione autorevolissima di suo suocero, che era Thomas Mann, elabora l'idea di una Costituzione per il mondo, e in Italia il referente è Piero Calamandrei. Thomas Mann scrive nella premessa: mi ha colpito il preambolo per la sua sapienza, in cui si fondono con rara mistura rassegnazione e incrollabilità. Mi pare che il filo sia sempre quello che abbiamo visto fin dall'inizio. Rassegnazione, ma anche incrollabilità. E Thomas Mann dice: certo, sappiamo che questa idea di una Costituzione unica per il mondo, di una federazione mondiale, di un mondo unito, ci sarà forse in pratica solo dopo un olocausto nucleare nuovo, dopo che tornerà il diluvio e la pioggia di fuoco. Sì, c'è davvero da fare gli scongiuri, soprattutto in queste ore. E dice: diluvio e fuoco non mancheranno, purtroppo, e gli autori di questo progetto di una legge universale innovatrice ma realistica, in quanto aderisce ai dati di fatto, non ignorano la possibilità che le loro proposte ordinatrici siano consultate soltanto dopo tale catastrofe, seppure rimarrà ancora qualcosa da ordinare. Comunque, hanno assolto il loro dovere e preparato un piano per il quale giunga l'ora. Essere pronti è tutto. Non pronti a tutto, ma l'essere pronti è tutto. Calamandrei, da parte sua, introducendo questa Costituzione, questo progetto, traducendolo ai lettori italiani, ma in generale, essendo poi tradotto in inglese, ai lettori globali, osserva: il moto della storia, che come i cerchi sull'acqua si diffonde in aggregazioni di civiltà sempre più vaste, ha assunto in questi ultimi decenni, per le invenzioni che hanno abolito le distanze e tolto alla lontananza ogni efficacia protettiva, un ritmo precipitoso. Oggi l'Europa, per quanto politicamente disunita, è più piccola di quanto fosse un secolo fa l'Italia o 1000 anni fa la Toscana. Il mondo si è contratto sotto i nostri occhi, fino ad apparire veramente anche negli orari delle linee di comunicazione una piccola aiuola. E quando, in qualche parte di esso, scoppia un conflitto, ogni popolo è ormai costretto ad accorgersi che la guerra è lì, alle sue porte. La casa è così angusta che non è più possibile accendere il fuoco in una stanza senza che tutta la casa si incendi. Questa terribile vicinanza, che ormai coinvolge tutto il mondo in un solo destino di salvezza o di distruzione, è sentita da tutti, anche da coloro che osteggiano o irridono il federalismo, i quali ben sanno che se il genere umano non vorrà prima perire per suicidio, e l'arma è già carica, l'arma atomica, la meta ultima non potrà essere che lo Stato mondiale. Idealismo e realismo, una visione incrollabile e nello stesso tempo la rassegnata constatazione di quello che è la realtà. Ancora, vado a chiudere, di ciò pare che anche questo disegno di Costituzione mondiale si renda conto. Non contiene nessuna disposizione che sia contraria al socialismo, anzi ne contiene diverse che ne dimostrano di intendere le ragioni universali. Nella dichiarazione dei doveri e diritti della Costituzione globale che era proposta, è compresa tra le libertà garantite a tutti i cittadini del mondo l'affrancamento della schiavitù, della povertà e della servitù e sfruttamento del lavoro, e i quattro elementi di vita, terra, acqua, aria ed energia, sono proclamati
patrimonio comune del genere umano, il cui godimento, anche se è temporaneamente assegnato ad usi particolari, è in ogni caso subordinato all'interesse generale. Calamandrei scrive queste cose dal 48 e 49, quando arriva in Cina nel 55, ha questo sguardo sul mondo, ha questo sguardo globale, ha questo sguardo consapevole del fatto che non solo non basta l'Europa, ma solo il mondo, è, non solo non basta l'Italia, ma è solo il mondo, la dimensione utile per ragionare. Finisce così: se si continua a adorare il sofisma, che solo il ricorso alla forza può costringere gli uomini alla ragione, tutto è perduto. Io vorrei che lo intendessero i governi del mondo in questo momento a proposito dell'Ucraina. Se si continua a adorare il sofisma che solo il ricorso alla forza può costringere gli uomini alla ragione, tutto è perduto. E questo che cos'è? È ingenuità o è realismo? Io credo che sia l'unico realismo possibile, quello che non ci fa finire tutti nella fiamma nucleare. Finiva così: questo è il motivo per il quale in questa Costituzione mondiale, che è un atto di fede nella ragione degli uomini e una specie di esorcismo contro la troppa temuta fatalità della catastrofe, circola un alito fresco e patetico di umanità e di speranza. Un'aria di umanità e di speranza è quella che spira attraverso lo specchio. Grazie. Grazie. Grazie davvero al professor Tommaso Montanari per queste considerazioni che evidenziano l'importanza di un ragionamento realista in termini di scambio, di confronto culturale. Esattamente questo è l'impegno che contraddistingue l'attività di Chen Yashe, attore, drammaturgo, protagonista qui con il suo spettacolo Arlecchino, l'abbiamo detto in apertura, e molto impegnato ovviamente nella diffusione della complessità della cultura cinese nel nostro paese, in Italia. Ma sì, assolutamente sì, è molto modesto ovviamente, ma allora come si riesce a promuovere un lavoro così impegnativo, soprattutto in un momento tanto complesso come quello che delineava il professor Montanari? E poi, un po' come Silvia Calamandrei, ovviamente anche Chen Yashe forse si sente l'anima divisa a metà tra Cina e Italia. Alessia, come parli bene. È sempre un radio speaker. E wow, dopo quello che ha detto Tommaso, io, professor Montanari. No, Tommaso va bene. Tommaso, io non saprei aprire bocca. Certo, professor, rettore. Ma io sono qui per Silvia e per tutto il suo, la sua discendenza, no? E per questo libro. E ho solo 40 minuti, vorrei restare un'ora, 4 ore, 4 giorni a casa tua. Grazie intanto di avermi fatto dormire. Io avevo quelle due domande che ci eravamo messi d'accordo, ma ne ho 5 almeno, sentendo parlare anche Tommaso. Ti dico subito la prima, te le dico tutte e 5, poi tu rispondi a quello che vuoi, perché della mia complessità frega... giusto, della sua mi interessa, perché quando sono qui mi sento in pace e sono uno molto nevrotico, mi sento benedetto. Prima nella tua cucina ho pianto, perché non so se c'è quella ragazza che prima c'era stamattina qua e mi ha fatto leggere mi ha fatto sentire Futura di Lucio Dalla, non l'ho mai ascoltata. E l'ho scritto nel mio libro, ho avuto paura che mio padre mi uccidesse perché sono gay. Quando io l'ho detto all'aperto, vicino a Milano, per scappare. E Futura è il nome della figlia a cui, no? Lucia Dalla in quella canzone dice, darebbe nome. In che cosa credi tu? Perché in quello che ha detto Tommaso prima c'è la parola fede, a un certo punto qualcuno l'ha citato, non mi interessa se tu credi nel comunismo o Piero o qualsiasi, però questa è la prima. La seconda ovviamente, quello che ci eravamo messi d'accordo, è l'appartenenza, è la tua anima divisa. Io non mi sento così diviso, ma mi sento un potenziale suicida ogni giorno. Non ti spaventare, solo suicida. Però tu come gestisci la tua prima ferita,
E qui arrivo alla seconda, che è il modo con cui tu racconti la storia con i tuoi genitori è qualcosa di doppiamente diverso dal mio, perché li chiami per nome. Già questa cosa per i cinesi è impossibile da dire, e questo lo capisco. Ma è la ferita primaria quella della Cina, o c'è qualcosa di più profondo nella tua anima che ti va di condividere con noi rispetto a loro? Questa è la terza. Dai, cominciamo con queste tre, le altre due le mando alla fine del giro, se faccio in tempo a fartele. In cosa credo io? Nell'utopia. E in qualche modo, diciamo, riallacciandomi anche a quello che viene attribuito a Piero Calamandrei in questo suo continuo ottimismo per un futuro pur venato di malinconia e di meditazione. L'utopia per lui era simboleggiata da un arcobaleno che sempre si insegue, ogni volta che arrivi a dove dovrebbe essere scopri che è più lontano e scopri la sua evanescenza, e nello stesso tempo continui a inseguirlo. E questo, diciamo, è un insegnamento che mi è venuto da lui, anche dai miei genitori, che hanno investito molto nel combattere per un mondo migliore, e che poi, diciamo, nella loro elaborazione successiva hanno dovuto fare i conti con tante delusioni e fallimenti. E questo, diciamo, si ripropone anche per la mia generazione in qualche modo. Devo dire però che in queste settimane ci rendiamo conto di quanto la mia generazione sia stata fortunata. Ci consideravamo la generazione felice perché non aveva conosciuto la guerra, e ormai sembrava qualcosa, diciamo, si era andati oltre. Le preoccupazioni di mio nonno negli anni 50 per questa era atomica, che io ho editato anni fa, mi sembravano qualcosa di lontano, mentre in questi giorni sono ridiventati estremamente attuali. E mi è rivenuto in mente che lui mi ha scritto nel 50, lo stesso anno in cui scrive questa favola fantascientifica in cui pensa che possa estinguersi il genere umano, e si attacca come leopardi a un avvenire del pianeta, comunque, perché magari gli uomini non ci saranno più, ma le farfalle ci saranno ancora. E in quello stesso anno lui mi scrive una lettera, io avevo 3 anni, quindi è una lettera a una bambina che non sa leggere, e attraverso di me pensava di costruire un ponte verso il futuro, verso il nuovo millennio, e diceva: questa lettera da leggere nell'anno 2000 io soltanto attraverso di te riesco a concepire una speranza per il futuro. E però c'era poi una frase finale che a me aveva sempre inquietato e che adesso mi torna di ammonimento: ma ci sarà ancora la morte. Cioè, era come: anche tu non sfuggi. Era una meditazione accorata di speranza, ma allo stesso tempo di consapevolezza delle difficoltà a cui si va incontro, a cui poteva andare incontro la nostra umanità. Mi hai chiesto le mie ferite, la Cina, ma forse non è la Cina tanto la ferita, non credo. Però la Cina ha contribuito non tanto come per via dei cinesi, ma perché sono stata una bambina responsabilizzata e caricata di maturità fin dalla prima infanzia, perché i miei genitori erano molto impegnati, perché erano molto occupati, perché io dovevo cavarmela. Tant'è vero che anche mio nonno, quando viene, rimane colpito, dice: mi ero sempre inquietata perché voi la lasciavate così da sola, poi vedo che è una bambina. Cioè, questo caricarsi di responsabilità, che è un po', diciamo, uno spirito poi di impegno, di dovere, che ho via via negli anni assunto, nello stesso tempo dedicandomi
con grande passione anche agli affetti, alle amicizie, agli amori che confortano la vita. Grazie. Il simbolo della Costituzione mondiale è il miraggio. Miraggio. Sì. Grazie. Sì, grazie a Silvia Calamandrei che in questo suo primo intervento ha già configurato quanto ci sia anche di intimo in questa biografia, autobiografia che però per quanto autobiografica appunto non è mai autoreferenziale. Questo è un pregio assoluto di questa modalità e di questo approccio alla scrittura che sa coniugare molto bene, come del resto forse un po' tutta la sua generazione, il rapporto tra pubblico, tra dimensione pubblica e dimensione privata, e questo è uno degli elementi sicuramente più significativi. L'altro elemento particolarmente significativo che magari possiamo approfondire anche con Renata Pisu è proprio quello della formazione di una bambina, di una giovane donna in Cina. Renata Pisu, sinologa, grande e pluripremiata traduttrice e scrittrice, nonché corrispondente e inviata per quotidiani come La Stampa e La Repubblica, è stata nel primo gruppo di 3 studenti italiani partiti per la Cina, anche se ha recentemente scoperto che in realtà Silvia, in quanto da bambina, l'aveva anticipata di qualche anno in quanto ad essere studentessa italiana in Cina. Ecco, Renata Pisu può sicuramente testimoniare l'importanza di tessere relazioni culturali tra modelli sociali anche così distinti e distanti come quello cinese e quello italiano, oltre ovviamente a farci capire come possa incidere la formazione in un paese come la Cina di una personalità italiana e di fatto occidentale. Non so, si sente? Sì. Ci proverò o devo tenerlo in mano? Va bene così. Interessante la questione, soprattutto interessante il fatto che, ci vedete? Una bambina, una ragazzina. Pensate quanto tempo è passato. E questo tempo è passato pure per la Cina. La Cina che quando eravamo lì noi, la bambina e la ragazza, insomma, non aveva niente a che fare, e almeno mi voglio riferire alla Cina che si vede di più, Pechino, Shanghai, Canton, le grandi città, non aveva niente a che fare, cioè, con quella che c'è adesso, dico proprio dal punto di vista visivo e della cultura. Cultura lo adopro in un senso molto lato, no? Un'esperienza. Nessun paese al mondo, in nessuna epoca, io credo che abbia subito una mutazione così veloce come quella che, non dico ha subito, ma in un certo senso ha subito, in un certo senso ha voluto la Cina, per cui è stata come una corsa frenetica, che a pensarci bene adesso, e poi torno alle domande in particolare, questa frenesia di questa corsa, pensate ai 60 anni, che cosa è successo, non voglio neanche ricordarvelo, perché probabilmente se siete qui avete tutti un'immagine di che cos'è la Cina adesso, un paese che diventerà, forse lo è già, la prima potenza economica mondiale, e dal punto di vista della tecnologia più raffinata, più sofisticata, al punto che io 3 anni fa, prima del Covid, ero in Cina, avevo cambiato i soldi, quasi quasi non neanche riuscivo a prendere il taxi con i soldi, cioè con i yuan, con i contanti, perché tutti avevano, allora trovavo qualcuno che mi pagava col suo telefonino, mi pagava il taxi e poi non voleva i soldi, per carità, sono gentilissimi, però immaginate che, allora io vorrei fermarmi su questo un attimo, su questa frenesia, questa accelerazione, questa esagerazione che secondo me contraddistingue abbastanza l'evoluzione della Cina, che si diceva nei secoli passati immobile, accidenti, altro che immobile, diciamo che esagerata. Nessuno ci aveva dato, però adesso vado
un lieve tocco negativo quando dico esagerata, sì, perché la Cina si è rivelata esagerata, fanatica anche, fanatismi quali io, ai quali ho assistito in Cina, non credo che esista in nessun'altra parte del mondo, cito i più recenti, va bene, le misure anti-Covid, c'è stato un altro paese che le ha adottate in quella maniera così stretta, stringente, severa, da fanatici, che poi abbia fatto bene, ok o male, non importa, sì, il controllo, il figlio unico, eh? C'è stato un altro paese che è riuscito a portare avanti una politica del genere? E poi, tornando ai miei tempi di ragazzina in Cina, c'è stato mai un altro paese che ha deciso che andavano ammazzati tutti i passeri che volavano? C'è mai stato? Guardate che sono fanatici questi cinesi. Ed è un fanatismo che ha, socialmente lo si vede bene, pensate a quello del figlio unico, che razza di tipo di coinvolgimento. Certo, c'è sempre, c'è chi è contrario, anche all'uccisione dei passeri o alle misure ultra restrittive per il Covid, no? Quando uno dice i cinesi non è che tutti proprio quanto, ma insomma l'immagine generale è quella. E questo paese così fanatico, così frenetico, è quello dove noi due, da un'altra cultura, ora diciamo italiana, però siamo un po' l'Occidente, se vogliamo, in un certo momento siamo arrivate, no? E quello, e sapete che cosa mi ha stupito? Leggendo, ma l'ho letto anche due volte, anche tre, il libro di Silvia, perché lei mi fa da memoria, come io posso fare da memoria a lei, però ricordate che siamo abbastanza rare e siamo anche abbastanza preziose, anche per i cinesi. Sì. Perché, lo dico, per i cinesi perché c'è nel fanatismo che descrivevo, nell'esagerazione della Cina, c'è stata anche la cancellazione della memoria. O forse esistono cinesi pochi che hanno arrivati alla mia età, quindi si ricordano, anche alla sua ce n'è, magari molti sono, non ci sono più, no? Se ne sono andati, ci sono, però la memoria non è un valore totale quanto lo è, certe memorie sì, gli antenati, per carità, quelli no, non si toccano, però la memoria del quotidiano, dei fatti quotidiani, della vita come si svolgeva giorno per giorno, mese per mese, anno per anno, quella è una cosa che i cinesi, non tutti, vabbè, rifaccio sempre, non vogliono ricordare. Posso interrompere? Prego. Ci sono dei studenti di Tommaso qua. 你们是谢娜的对吧？她说的应该挺复杂的，对你们在意大利来说应该是比较难的。Renato, gli dici in cinese questa cosa? Perché loro sono qua a studiare italiano. Non so che cosa dire in questa cinese. Cosa, il fanatismo, lascia perdere, non sono neanche in cinese. Però della memoria, ci dite questo idea. 她说的这个概念非常非常重要。 因为我不知道你住在怎么说，可是你们是你在哪儿？看，在重庆，在重庆。啊，你们二十几呀？二十。二十几。二十。嗯，太年轻。太年轻。你大麻雀，你记得吧？大麻雀。 Non sanno niente dei passeri. No, Pujadama. Non lo sanno. Io can do yindong. Yindong. Fang, fang, shama, fang, fang. 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 什么？文化大革命，你知道吗？是的。知道吗？天安门事儿知道吗？不知道。天安门。
Sono bomba, una domanda di bomba, sapete di casa di bomba? Sì, è un... Tienami. Piazza Tienamene, io lo so. È tanto dove? L'ho saputo qua. Dante, ma... Non so tutto qua. Nemmeno ma. 1989年呢。1989年呢。对。夏天。对。6月4号。发现了什么事？89学潮。Dobbiamo. Lo sanno, bravo, molto preparato. Nemmeno. Nicken啊，跟跟跟跟跟什么？邓小平啊，对吗？邓小平。 他们知道邓小平，应该知道，肯定知道。邓小平当然知道了，对吧？真的吗？哈哈，那不不不，就是说 ，in sintesi la memoria di questa bambina。Io sono la memoria。 Loro sono la memoria。他们的记忆啊，是从一些西方人的角度去理解我们中国人，但是从50年代到今天，这种记忆是我们的民族经常抹去的，通过每次的运动全都抹掉了。 Noi con la rivoluzione culturale, con le cose che sono successe, abbiamo fanaticamente cancellato sistematicamente pagine della nostra memoria collettiva. E loro ci aiutano a ricordare. Grazie perché hai interpretato. Ok, vado avanti, ci sono italiano. Sì, sì, procediamo magari in italiano anche a beneficio del pubblico italiano, ma non tanto proprio per costruire. No, è molto bella questa cosa che è venuta fuori, perché ovviamente stiamo parlando di costruire ponti e siamo qui anche proprio per questo tipo di scambio culturale. Ci sembra di aver intuito che qui in presa diretta sia stato fatto un tentativo proprio pragmatico di ricerca sul campo. Se episodi significativi della cultura, della storia contemporanea recente della Cina siano meno noti alle nuove generazioni. L'esito è mediamente negativo e di conseguenza la tesi di Renata Piso si dimostra fondata. Questo è quello che abbiamo percepito. Grazie, grazie. No, vorrei dire, però aggiungere allora qualcosa di ancora più encomiastico. Noi siamo due tesori nazionali. Per i cinesi e per gli italiani. Per il mondo! Per il mondo. Questa edizione tesoro nazionale non viene dalla mia cultura italiana e neanche da quella cinese, da quella giapponese, pensa un po', perché in Giappone una persona che ha dei saperi, delle conoscenze, un artista, un gelataio anche, uno che prepara i sushi, se è bravo e se conserva veramente più che la tradizione, perché la tradizione può essere vaga, la memoria invece è qualcosa che hai dentro, che è personalizzata. Beh, questa persona viene considerata tesoro nazionale vivente, perché poi ci sono i tesori nazionali defunti, ma lì sono un pantheon che va bene, inutile. Ma noi tesori nazionali viventi, a me interessa questa questione, perché scusate, poi diventiamo sempre più rari. Non si ricorda più nessuno, ma sapete che io ho anche delle persone che non sanno. Posso dirlo il nome di un cinese che per me, chi non sa chi è, Zhou Enlai. Zedama. Spero di sì. Sì, sì, sì. Beh, c'è gente, ci sono alcuni che non lo sanno. Perché poi da noi non si dice, come l'ho detto io, ma si dice Zhou Enlai, Zhou. È difficile. Cioè, no, ma Song Jinling, no, ma Song Jinling. Beh, insomma, è la moglie, seconda moglie di, adesso lo dico, la cantonese Sun Yat-sen. Sapete chi è? Sì. Sì, tutti lo sanno. Ma ed era la cognata, no, era la sorella
Per cui Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek, lo dico Chiang Kai-shek, erano cognati. E a me piacciono queste storie perché le loro va bene, sono defunti, però le memorie dei defunti le posso trarre, ma è una mia mania, no? Anche dai libri, dalla letteratura, dalle ricerche, mentre qui avete però due catafalchi viventi che è una gran bella cosa. Vi voglio dire due cose, perché la cosa... Mi era venuto in mente che l'esperienza di una, lei la bambina, certe cose non le poteva sapere, io invece sincero. Per esempio, lei le scocciava che ci chiamavano Nasoni, Ciampizzo. Però lui, ho apprezzato che ci ha chiamato Capizzo, perché anche quello è più gentile. cioè il naso alto, naso. A lei però, insomma, non glielo dicevano che ogni tanto io me lo sentivo sussurrare per i vie di Pechino, e anguizzo. Alla piccola strana. Non lo dicevano? No. Alla grande, sì. Diamo la traduzione. A chi la diamo? No, agli italiani. Per i comuni mortali. Vuol dire diavolo straniero. Occidentale? No. Diavolo straniero. Perché, ma se a parte la loro penguizzo, però la faccia da giapponese non l'avevo. La massima parte era rimasto molto nel modo di dire dei cinesi, diavolo giapponese, perché insomma, sì. Finita la guerra. Però in genere tutti gli yang vuol dire straniero, questo diavolo, yang questo, alla bambina non lo dicevano, nasona sì però. Per cui, ma questo non vuol dire, perché a me quello forse che mi ha più colpito in quella che era l'allora sensibilità è che mi chiamavano, adesso lo dico in cinese, su lian lao ta ge, che vuol dire i bambini in strada, quelli piccolini così, e ridevano e mi buttavano dei gran sassi addosso, vuol dire fratello maggiore sovietico, perché allora c'era questa costruzione in Cina del mito dell'Unione Sovietica come paese guida, paese al quale bisognava tenersi per tutto, per cui Su Lian vuol dire sovietico in cinese, fratello maggiore è Tako Lao, vecchio Lao Tako si dice, però io avevo modo di capire, perché certe sassate si sentono, che non era considerato questa amicizia indestruttibile che si dice la buona con l'Unione Sovietica, non era la vera via la verità per la Cina, non era sentita, non era, come dire, consona a quello, non c'era empatia assolutamente, ma non c'era empatia, posso dire più cui, cioè, magari piacevano di più come sempre gli americani per certe loro cose, che col sovietico c'era proprio un modo di dire cinese, che te lo dicevano, che erano pam, cioè che erano rozzi, insomma, come puoi tradurre? Sì, è un modo di dire che ho sentito per la prima volta in cinese riferito ai russi, poi, perché poi sovietici potevo essere io, perché altre volte che giravo per strada, siccome adesso sono bianca, ma ero nera, e mi dicevano, di quale, i cinesi, tu di quale Repubblica Sovietica sei? Azerbaigian, cioè potevo inventarmela, però non lo dicevano, allora dicevo Italy. Ah, Italia, è o non è una repubblica? È o non è una repubblica sovietica? Dicevo, no, poi certe volte oggi sta nel mare Mediterraneo, perché per me il Mediterraneo vuol dire, romana, ero romano, ora sono milanese, ero romana, andata a Roma. Per me il Mediterraneo era anche la romanità, era l'italianità. E io sono italianità, diciamo, fai Italia. Allora, questo mi è successo, lo giuro, non lo dimenticherò mai. Ero in un autobus, si è alzato uno, un bravo compagno, in cinese,
Oh, gli arabi, la vostra lotta è veramente gloriosa. cioè, io mica gli potevo dire, guarda, sono nel Mediterraneo ma non sono araba. Tutti a battermi le mani, ero felice. Ma ne succedevano tante da ridere così. Un'altra che mi... Poi forse concludo. Quella, se io... Come camminare? Se io vuol dire libertà. E dopo, poi ho imparato questa parola e sapevo, noi amiamo la libertà. Io dicevo, magari seducevo, facevo la gimpufa, come si può dire, la progressista, che ama la libertà. E loro dicevano, tu cammini troppo libera, solo adesso. Perché camminavo normale, per loro voleva dire troppo, non dire sciamanata, troppo sui piedi, cioè a modo tu. Incontrollata. Sì, non come dovrebbe camminare tutti. E poi un'altra parola che lì veramente ci siamo un po' scontrati, l'amant, romantico, lo sai l'amant. No. E vuol dire invece, in cinese io dico, questo è romantico, romantico, che vuol dire? Cosa vuol dire? Poi sono debosciato, completamente fuori di senno. E così è chiaro che non un miliardo, non erano ancora un miliardo, erano 500, 600 milioni, non erano tutti così. Alcuni riuscivo a stabilire un rapporto per cui mi spiegavano poi le differenze fra CEO, libertà quella, romanticismo. Però era faticoso. Leoniche quindi è stato faticoso. Io non credo se c'è un secondo, perché io devo dire una cosa sul libro di Silvia adesso, che alla seconda o la terza lettura. Io ti devo interrompere perché ho... Allora avanti, no, però questa era bella. Ho da partire. No. No, allora sì, perché sicuramente intanto ringraziamo per questa intervento assolutamente molto divertito e divertente Renata Pisu, che poi facciamo riprendere assolutamente per le sue considerazioni sul libro. Salutiamo però con un applauso Xin Ya She, che deve lasciarci per un altro impegno. Che gira volentieri un video, ci mancherebbe, fatti pure una storia Instagram che ce la fa vedere qua in diretta, così inauguriamo anche una nuova modalità multimediale evidentemente. Su quale sito, quale account? Ecco, sul nostro media partner Valdichiana Media, sì. La Valdichiana. Sì, poi ti facciamo vedere il tag, te lo dà lei. Okay. Inauguriamo questa nuova modalità anche performativa multimediale. Su Valdichiana, su Instagram c'è la diretta, sono con Silvia Calamandrei, Tommaso Montanari, Renata Pisu, Anna Di Toro e con tutti loro. Allora, sto purtroppo scappando da questa presentazione del libro che si chiama Attraverso lo specchio, e lo suggerisco a tutti i ragazzi giovani perché secondo me è pieno di speranza. E la parola, le due parole che ho imparato oggi, che me le fisserò nel cuore, sono libertà e pace, che in cinese si dice libertà, Ziyo, e pace, Keping. Quindi vorrei ripetere, perché le parole hanno una forza, tre volte in cinese, Ziyo, e poi libertà, e poi pace, ok, in italiano. Seguitemi. Ziyo, 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 Ziyo. Bravo. Pace. Heping. 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 No, bello. E ho una domanda per Silvia che lo do alle orecchie di Anna, che non ha ancora parlato. Lo farei tu a posto mio. Grazie mille. Allora, Xin Ya She per lo spettacolo che ha interpretato ieri sera e stamani mattinè per il pubblico. Grazie per questa ottima performance. Intanto vediamo che Silvia Calamandrei, da buona padrona di casa, fa dono a Xin Ya She della china di ferro realizzata dal nostro
dal nostro artista, artigiano Pellegrini, il drago e la farfalla, la nostra china di ferro che diventa il dono ufficiale di questa iniziativa, di questa presentazione, con Silvia Calamandrei che ne fa dono e rende omaggio a Chen Yan She. Grazie ancora per questa, per questa, per questo apprezzato contributo. Grazie ancora. Possiamo riprendere quindi con le considerazioni che Renata Pisu voleva, concludendo, dedicare al volume, al libro di Silvia Calamandrei. Sì, no, adesso non sono più, cioè non dico più cose da ridere, sono molto seria, volevo dire. C'è una parte molto triste, una parte nel libro che io mi è saltata agli occhi recentemente, anche se l'ho letto due o tre volte, e lei, Silvia, racconta di bambina a Pechino, quando ancora a scuola, che faceva uno scambio di fazzoletti rossi, che sono i fazzoletti dei pionieri, che era l'organizzazione di bambini di paesi cosiddetti socialisti o comunisti. E la cosa, anche i sovietici ce l'avevano questa cosa dei pionieri, quindi fanno al grande stadio di Pechino, c'è un incontro fra bambini sovietici e bambini cinesi che si fanno lo scambio dei fazzoletto rosso, insomma. E poi c'è uno spettacolo, e qui lì mi sono fermata, di questi tempi soprattutto, cioè uno spettacolo, dice, in cui si alternano bambini sovietici con una danza dell'Ucraina e bambini cinesi con una danza dello Xinjiang. Sapete cos'è lo Xinjiang? Non ha neanche importanza quello che dico. È quella terra dove abitano popolazioni, sotto la Cina, di religione musulmana, di facce più uguali alla mia che a quella cinese, e che sono considerati adesso hanno dei guai molti con il governo centrale. Non dico che li abbiano come ce l'ha l'Ucraina con la Russia, ma sono altri mezzi, altri sistemi. Vabbè, ad ogni modo, allora c'era questa, e Silvia nota: ognuno con la sua minoranza nazionale da valorizzare. Ecco, io ho trovato che, cioè, ogni tanto, è stato questi giorni che me l'hanno fatta risaltare, 6 mesi fa non ci avrei neanche pensato, e così mi sono venute in mente che ci sono queste cose qua, queste cosiddette minoranze nazionali. L'Ucraina era considerata una minoranza nazionale. E così lo sentiamo. E questo era un bel po'. Ora si vede proprio come queste due potenze, Cina e Russia, diciamo, l'Unione Sovietica non è più nella dizione, stiano ancora oggi rispondendo a una loro vocazione che è, se diciamo, imperiale, in un certo senso imperiale, perché a differenza dell'impero inglese, anglosassone, che vedi, li vedi che sono imperialisti perché sono piccoli, così pigliano una barca e vanno per mare e pigliano una terra lontanissima. Questi due immensi blocchi, conglomerati, non andranno tanto nell'occhio, perché si espandono. E terra per terra è tutta questa massa asiatica o euroasiatica, si prendono e si annettono popolazioni che, insomma, non sono simili a quella, per il momento, per il periodo storico, dominante. Questo mi è venuto in mente, però e ora concludo, perché c'è sempre, a me sta qui questa cosa dello Xinjiang, anche del Tibet, mi sta qui, ma pure l'Ucraina, per carità, ma questa, l'Ucraina, è cronaca di attualità, purtroppo. E c'è un'altra cosa bella che adesso io, con la quale vorrei chiudere, perché qui finora abbiamo avuto tanta speranza, è stata anche nella
parole di Montanari, nelle parole di Silvia. Io però nelle parole di Silvia ho trovato questo, che si riferisce ai suoi anni in cui è stata molto tornata da grande in Italia, molto filo maoista, no? E con il padre Franco, il nonno già non c'era più, aveva un po' di dissidi, perché Franco, suo padre, era rimasto un po' PC, vecchio, insomma, dell'ideologia del PC, e non erano molto d'accordo dopo il ritorno di Silvia dall'anno che poi ha fatto in Cina come studente. E le dice il padre che lei vedrà un sacco di in Cina corazzate Potemkin, cioè si vedrà delle realtà costruite per gli stranieri, no? E lei non ci vuole credere, ma un po' comincia a crederci, e poi dice, accomiatandosi dal padre, scrive, questo scrive: incanto e disincanto, una storia complicata, quanto è forte la voglia di incantamento quando viene sfruttata per fini altrui, quanto è difficile rinunciare all'incantesimo. Questo si riferisce a molte altre cose, si può riferire, ma in questo caso specifico al rapporto col padre. E poi questa è la frase che a me toglie il fiato: riporre le speranze in una utopia, l'hai detto, con il testimone che passa da una generazione all'altra. Ecco, io qui sono arrivata al punto che non è che le generazioni, c'è la morte, l'ha detto tuo nonno, non so, non è che le generazioni non si susseguono. A me quello che fa effetto è che non vedo più cos'è il testimone. Cioè, quale testimone stiamo passando? Il comunismo, il socialismo, la fratellanza dei popoli, tutti i testimoni, il capitalismo, tutti i testimoni che ci siamo passati. E adesso non so cosa passa, la bomba atomica, non lo so. È come se la mancanza proprio del testimone, non è la mancanza del passaggio generazionale, non vedo più il testimone. Però con un minimo di prospettiva e di speranza, e ringraziamo per questa considerazione Renata Pisu, sicuramente il lavoro letterario e culturale di volumi come questo di Silvia Calamandrei, di tutto il lavoro che anche Renata Pisu, altri promotori culturali come appunto anche Anna Di Toro, Tommaso Montanari ovviamente state facendo, sicuramente possono diventare dei testimoni fisici da poter passare, dei piccoli ma sempre significativi. E per questo vorremmo introdurre appunto anche Anna Di Toro, docente di lingue e letterature della Cina e dell'Asia sudorientale, per capire insieme a lei qual è l'importanza della circolazione anche tra Cina e Italia di studenti, dal punto di vista ovviamente degli studenti cinesi che vengono in Italia, degli studenti italiani che vanno in Cina. Qual è lo stato dell'arte in questo senso e qual è l'importanza anche culturale proprio per costruire e continuare a costruire queste piccole testimonianze che possono in qualche modo garantire una propulsione di una nuova e rinnovata anche sensibilità umana e umanistica. Grazie. Innanzitutto per me è molto, insomma, sono molto emozionata di sedere accanto a Silvia e a Renata, veramente per me è una cosa straordinaria. E per rispondere a questa domanda vorrei riprendere brevemente il discorso sulla memoria che aveva detto, di cui aveva parlato Renata, parlandovi proprio di un'esperienza con gli studenti. Poi magari lo dico anche in cinese, così è tutto più chiaro. E qualche anno fa abbiamo tradotto un documentario, un film con gli studenti, ed era un gruppo di studenti italiani e cinesi. Noi spesso abbiamo questi gruppi molto belli, e a un certo punto nel film si raccontava proprio dei fatti o del massacro di Piazza Tiananmen. Allora è stato necessario parlarne tra compagni italiani e compagni cinesi, confrontarsi, capire, raccontare, perché effettivamente non si sapeva, i giovani in Cina non sanno. Però ovviamente, e quindi è emerso collettivamente nel gruppo il discorso sulla memoria. E devo dire che però
io ero presente nelle discussioni e mi è venuto anche spontaneo come dare un contributo dicendo: però attenzione, è vero che, come diceva benissimo adesso Renata, la Cina ha tanti vuoti di memoria perché il Novecento cinese è stato un secolo di traumi, uno dopo l'altro, e il trauma porta al vuoto. È stato anche un secolo di enormi lotte, conflitti, e appunto anche questo porta al vuoto di memoria. E allora cercavo però di dire: ogni cultura ha i suoi spazi bui della memoria. Era, per me era importante, poi gli studenti che studiano italiano e studiano la cultura italiana, anche l'Italia ha degli enormi spazi di bui, quindi è stato per me importante ricordare le colonizzazioni dell'Africa, i tentativi di colonizzazione, i crimini che sono stati compiuti, o il fascismo. Quindi forse riuscire a comunicare che altrimenti no, si avverte una pesantezza quasi non condivisa, non è così. Questo per me è molto importante, no, nel dialogo. Certo, una grande differenza è che comunque in Italia se ne può parlare liberamente, però non sempre in modo facile. Infatti. Esattamente, appunto. No, a proposito. Però si parla. Però si parla. 我用中文说吗？还是需要不需要？我有提到了那个关于记忆问题，我就是说，几年以前我们跟一批学生都是研究生，读研究生，他们一部分是中国学生，中国同学，一部分是意大利同学，我们把一个纪录片翻译成中文。 所以我们都是合作，然后这个纪录片是讲一些中国的当代历史事情，也讲到天安门事件，1989年，那所以我们提到我们要翻译这部分，我们在学生中间有很多讨论。 所以我们讨论到这个问题，到底那时候在中国发生了什么等等，然后我不得不跟中国同学说，你们看，不单是中国历史当中有这个记忆问题，我们意大利历史当中、当代历史当中也有很多记忆问题，我们真的有的事情我们不太同意讨论，不要。 不要记住，特别是比如说的，当然一个例子是法西斯时代，有很多方面我们还不是搞得特别清楚。然后到非洲、意大利有这个殖民地的侵略，那时候，所以有很多，所以我要说，我一直说我们都有自己的可以说空间，我们不要记住一些历史事件。所以我觉得我们的都是一个。 反正一个人民都有跟过去跟自己的历史有问题，有没有？但是应该说我们在意大利我们能够讨论这些问题，这个不算，就是当然是一个很大的特别重要的区别。中间的可以说这个区别太重要了，所以这个。 Quindi intanto questo ci tenevo, sì, sì. Per appunto un po' entra anche nella domanda, no? E, diciamo, ora normalmente poi ovviamente lavoriamo più con gli studenti italiani, almeno io e i colleghi insegnanti di cinese. Però ecco, una cosa, sono pienamente d'accordo con quanto diceva Renata, e poi andiamo ovviamente al libro di Silvia, che è molto importante il ruolo di rilettura, di analisi, trasmissione della cultura cinese vista da fuori. Secondo me è fondamentale perché a volte forse le cose un po' si tende a schiacciarle. Adesso
poco fa Shi Yangshi, diciamo il nome italo-cinese, ci ha fatto pronunciare a tutti la parola Zeyo, va bene, ma io mi voglio soffermare sulla parola Heping. Heping, ne abbiamo parlato in classe con gli studenti due giorni dopo che è scoppiata la guerra, non potevo non parlare, non dire come si diceva in cinese la parola pace. Ed è una parola piena di significato, perché dentro di sé contiene He, che vuol dire armonia. E però l'armonia, che armonia è? Cioè, l'armonia, adesso la Cina, il discorso di Xi Jinping in particolare, ma da un po' di anni, da anche già da Hu Jintao, si parla tanto di armonia, la Cina che si fa fautrice dell'armonia nel mondo. Però l'armonia è una, vuol dire, cioè, ovviamente il grande detto di Confucio, He ar pu tong, cioè armonia ma non uguali. L'armonia è nella diversità e nella differenza, perché l'armonia è qualcosa di dinamico, non è statico. E quindi la pace vuol dire armonia, appunto dinamismo, che quindi vuol dire necessariamente cose diverse che si confrontano, che dialogano, che si incontrano, a volte un po' si scontrano, però ovviamente nel tentativo di ritrovare poi qualcosa in comune. E poi c'è ping, ping, che vuol dire proprio equilibrio, quindi qualcosa di estremamente fragile, che va sempre ricostruito, no? In qualche modo con l'uso della parola he, va sempre ristabilito questo equilibrio. E appunto, e qui arrivo anche al libro di Silvia, che è veramente secondo me una lettura bellissima, glielo dicevo ieri, tante cose mi hanno colpito, e intanto voglio citare attraverso Silvia il suo ricordo bellissimo di Yan Jiang, che è stata una grandissima scrittrice, una grande amica di Silvia, che hanno, con cui appunto lei ha ritrovato, secondo me, aspetti della Cina che temiamo tutti di vedere sparire. E mi piace moltissimo la pagina in cui lei riporta le parole di Yan Jiang e prima dice, adesso ve la prendo, perché è quello un po' che forse cerchiamo di fare. E qui dice appunto, Yan Jiang fa una distinzione, conosce Silvia molto anziana, Yan Jiang è stata proprio una protagonista del Novecento cinese, è morta più che centenaria nel 2016, giusto? Sì. Adesso? E, tra l'altro grande scrittrice, grande traduttrice, studiò in Europa, e anche tra l'altro compagna di vita di Qian Zhongshu, grandissimo scrittore cinese, secondo me il romanzo Wei Cheng è il più bel romanzo cinese del Novecento, ancora non l'abbiamo in italiano, però è una cosa straordinaria. E Yan Jiang quindi scrive, fa una distinzione tra individualismo e preservazione della propria libertà e pace interiore. Negli anni della grande armonia confuciana, perseguita dal potere cinese, la scrittrice continua a seguire la via taoista dell'armonia interiore. Queste sono le parole di Silvia. Mi piace appunto questa armonia, viene declinata come grande armonia, non appunto che è quasi monocorde, uniforme, e non quell'armonia viva che veniva anche ovviamente ricercata poi dal taoismo, nell'idea anche di, come dire, di essere appunto nel Dao come pesci nell'acqua, cioè di essere nelle cose, nella natura, no? Cioè, insomma. E poi cita Silvia le parole bellissime di Yan Jiang quando ricorda, lei è stata perseguitata col marito durante la rivoluzione culturale, e cosa dice Yan Jiang? Così scrive in un'intervista, tu mi insulti e io mi faccio una risata, mi schiaffeggi e io non levo la mano, se impugni un coltello per ammazzarmi ti chiedo perché tanto odio, in che modo ti ho offeso? La pazienza, la capacità di sopportazione è la migliore corazza di protezione, il migliore scudo contro le aggressioni, indossando il mantello dell'invisibilità gli altri non riescono a vedermi ma io li vedo. Se mi azzero la gente non fa caso a me, ma io posso osservare la loro natura. In questo modo preservo la mia libertà e riesco a esprimere la mia natura. Perciò dico che c'è un nesso tra libertà e capacità di sopportazione. Si sopporta per mantenersi liberi. E questo appunto io è quella Cina che io
cerco di promuovere, di coltivare quella che studiamo e cerchiamo di trasmettere. E ecco, arrivo anche, poi arrivo alla mia domanda a Silvia, però volevo ancora dire quanto è bello questo libro, perché anche c'è una grandissima sincerità. Quello che mi ha colpito è leggere come la stessa sincerità bambina di fronte alle cose che vedeva, appunto questo passare da una parte all'altra, dalla Cina all'Italia, è chiaramente sconcertante, però rimane in qualche modo lo stesso sguardo per tutta la vita, con questa freschezza. È davvero incredibile questo aspetto. E con quanta sincerità ammette, appunto come leggeva prima anche Renata, ammette proprio di essersi anche, di aver vissuto errori, di essersi illusa, di essere vissuta in questa illusione che ha condiviso tanti sinologi della generazione prima della mia, questa appunto illusione della Cina rivoluzionaria, no? E invece queste, appunto come diceva prima il nostro rettore, queste le promesse non mantenute di questa rivoluzione sono state qualcosa di amarissimo. E quindi, allora, come domande? intanto, appunto, se forse una domanda un po' così, però perché anch'io a volte ho paura di non riuscire più a riconoscere la Cina, quindi se ancora riconosci la Cina, se pensi che possiamo, che questa Cina che noi amiamo tantissimo, se pensi che possa ancora continuare a dirci, a darci tanto. A lei l'hai chiesto? Sì. Poi lo chiedo anche a Renata. Infatti, per ora sì. Io in questo, diciamo, difficoltà di appartenenza, in qualche modo avendo avuto un imprinting cinese e sentendomi in qualche modo anche dentro quell'orizzonte, io continuamente spio e mi inquieto per trovare quella Cina che vorrei trovare, e così come racconto nel libro che ci sono stati dei momenti traumatici in cui sono stata proprio richiamata dalla Cina a andarci, a vedere cosa stava succedendo, cioè l'89 per me è stato un evento traumatico, non dico come per le generazioni cinesi, però diciamo era qualcosa che mi stava dentro e dovevo assolutamente andare. E io mi sono resa conto, diciamo, rielaborando, che in quell'educazione degli anni 50 di bambini cinesi, anche educati a un certo fanatismo, come diceva Renata, in questa passione di essere gli eredi della rivoluzione, noi scenevamo le battaglie contro il Kuomintang e i giapponesi a scuola, dovevamo essere gli eredi della generazione dei martiri della rivoluzione, così come in Italia abbiamo vissuto anche questa necessità della nuova resistenza, di essere eredi di quella resistenza che era rimasta incompiuta, che forse era stata tradita, eccetera. Allora ho capito che quella generazione che è stata mobilitata da Mao anche per, diciamo, suoi equilibri di potere, era poi la generazione dei miei compagni di scuola, che probabilmente se fossi rimasta in Cina sarei stata con loro. Uh-huh. Sì. Una gabbia. Eh? No, o in una gabbia di tigri e morti. O in una gabbia, non so dove sarei stata, ma io sono un po' fanatica, quindi secondo me ero tra quelli che levavano il pugno e dicevano ribellarsi è giusto, e mi illudevo che, come raccontato anche il padre di Xi Yangshi nella sua storia, perché ci sono stati anche in quel grande rivolgimento i momenti di anarchia, dei momenti in cui forse i giovani hanno avuto il sentore di fare delle cose giuste, di abbattere delle autorità che le opprimevano, e cioè noi abbiamo scambiato molto quella loro battaglia contro l'autoritarismo con quella che noi stavamo facendo in Italia, ma probabilmente ci sono stati anche dei momenti di libertà,
E quando il padre di Xie Yangshi racconta questa possibilità di viaggiare, questa gioventù che si è scatenata e ha potuto conoscere l'intera Cina perché i treni erano gratis, perché potevano andare ovunque, è stato un momento come di uscire dai ranghi e dalle strutture. Allora è stato anche un momento di libertà. E giustamente prima Renata diceva quanto la parola libertà in cinese sia ambigua e sia vista come connessa, perché c'è il carattere z, individuo, qualche cosa di individuale che può essere verso l'egoismo, la libertà, mentre la loro parola chiave è liberazione, jefang, liberarsi dai vincoli. Noi abbiamo la stessa radice, liberazione e libertà, mentre loro non hanno, quindi non c'è questo nesso tra la liberazione collettiva e la libertà individuale, no? E questi, diciamo, sono momenti anche di identità culturale e di comunicazione che probabilmente sono molto importanti. Allora, quando riesco a comunicare con degli amici cinesi, e purtroppo ce n'è qualcuno qui come Judy, a cui voglio molto bene, quando sono quelli che stanno fuori dalla Cina si riesce a parlare, altri a volte anche per telefono o comunichi, sai che tante cose non te le possono dire, ma tu immagini che ti vorrebbero dire altre cose, perché la Cina è tanta, è varia, c'è tanta gente, come diceva Renata, non sono tutti poi no, uguali, no? Quindi tu ti auguri che in questo momento, così come Anna ha avuto il merito di diffondere un appello che avevano fatto degli storici cinesi nei primi giorni del conflitto, cioè circolano voci, così come sono circolate nella pandemia, così come in questi giorni io spio quello che sta avvenendo a Shanghai, perché penso forse Shanghai, che è più avanzata questo, diciamo, gestione del coprifuoco da Covid, che è riuscito in altre parti in modo autoritario, si capisce che a Shanghai ci sono delle resistenze e delle critiche, quindi cerchi continuamente di spiare che cosa può muoversi in positivo, e nello stesso tempo questa costruzione di ponti di comunicazione è un po' il dovere che continua a incomberci in qualche modo, essendo delle preziosi patrimoni di memoria. Oh, scusate, una piccola notazione mi è venuta in mente. Pensate, per la memoria della Cina, che un'autrice americana, che nessuno è premio Nobel, è stata addirittura Pearl Buck, si chiama, figlia di pastori protestanti americani negli anni 20-30, è stata premio Nobel per la letteratura. Adesso ho scoperto da una decina d'anni che c'è due università in Cina che studiano i libri di lei, tipo La Buona Terra, sui contadini cinesi, per recuperare, capire delle tradizioni. Voglio dire, è Pearl Buck, è premio Nobel, no, però voglio dire, è grave. Cioè la cancellazione della memoria in un paese che deve rifarsi a un'autrice lontana di un altro paese per ricollegare dei fili. Ma guardate che è importante, insomma, c'è da rifletterci. Grazie, grazie davvero per le preziose considerazioni, e sono proprio questi gli aspetti che vogliamo valorizzare, vogliamo evidenziare, e che ci sono preziosi per ricostruire, come dicevamo in apertura, un dibattito pubblico, un confronto pubblico del quale anche in questo paese in realtà c'è un grande bisogno, perché anche in questo paese, non ai livelli ovviamente di altre situazioni, ci mancherebbe, ma insomma spesso tendiamo a costringere un po' tanto il dibattito pubblico, e di conseguenza noi invece in questo caso, per quanto poi gli interventi dei nostri ospiti siano ovviamente stati molto interessanti e molto ricchi,
vogliamo comunque mantenere appunto il tempo necessario per uno spazio pubblico e vogliamo cedere la parola alla platea. Invitiamo quindi Tatiana, che ha il microfono portatile gelato, a mettere a disposizione anche del pubblico questo momento con i nostri ospiti, che rimangono ovviamente volentieri a darci una mano a decifrare quello che succede a partire da Silvia Calamandrei. Prego. Prego. Se avete domande alzate la mano, vi porto il microfono. Forse è meglio. Grazie. Due domande. Buonasera. Due domande. Allora, una Silvia, i tuoi frammenti, questa dualità dell'anima da una parte italiana e dall'altra cinese, i frammenti che ti hanno permesso, insomma, poi di le nostre rotture, no? Come sono ricuscite? Stamattina nello spettacolo di Xi Yan She, lui parlava: in Occidente si ricuciono con la colla, è una tradizione giapponese, però in Giappone con l'oro. Tu, Silvia, come le hai ricucite queste fratture? Con l'oro o con la colla? E la seconda domanda è un pochino più... ha a che fare con la nostra memoria. Io credo... noi abbiamo la fortuna di poterne parlare della nostra memoria. Il problema è che c'è chi la vuole cambiare o la vuole strumentalizzare, che è qualcosa di ancora più insidioso, perché a volte non abbiamo la forza di fare i conti, o non c'è la volontà di fare i conti con la memoria, perché non la vogliamo accettare o non ci fa comodo accettarla, e quindi cerchiamo di cambiarla, ecco. È ancora più pericoloso, forse. Grazie a Lara Pieri, docente dell'istituto qua a Montepulciano, nonché consigliere comunale. Tra l'altro, a proposito di rappresentanza istituzionale del comune di Montepulciano, vediamo e salutiamo anche il sindaco Michele Angiolini e l'assessore Lucia Rosa Musso. Prego, sì. Posso dire che è la scrittura che mi ha aiutato a ricucire, e forse il periodo di raccoglimento coatto a cui la pandemia ci ha costretto, in un anno in cui io avevo pensato rivisitare una serie di eventi passati, come la delegazione famosa del 55, di costruire un momento di riflessione sul cinquantenario dei rapporti tra Italia e Cina, che si doveva celebrare nel 2020 e che invece ci siamo trovati poi nell'impossibilità di celebrare. Ma il lavoro che io ho ripreso in mano, quel numero del ponte del 56, allo stesso tempo avevo le mie memorie, allo stesso tempo avevo quelle dei miei genitori, in fasi diverse della vita. E questa è la ricchezza anche degli archivi e della memoria scritta e delle scritture che ancora si ritrovano, e la possibilità anche di confrontare momenti di riflessione sullo stesso episodio a distanza di decenni, perché poi anche la memoria diciamo viene rivisitata. Faccio l'esempio di mia madre, che nel 55 al suocero Piero, che si preoccupava delle sorti di Wu Feng, un intellettuale perseguitato, mia madre e mio padre rispondevano, sposando la tesi cinese, che questo intellettuale si fosse discostato dalla causa del popolo, e quindi in qualche modo condividendo la condanna. Fu una
primo, uno dei primi intellettuali, questo era solo una preparazione per poi tutta la campagna contro la destra. Mia madre si ritrova a riandare in Cina negli anni 90, proprio nel momento in cui legge sul giornale che è morto Wu Feng, e lui è stato riabilitato solo dopo la morte di Mao e la fase di Deng Xiaoping, quindi è uscito da questa trafila di campi di lavoro, di concentramento, soltanto alla fine della sua esistenza, dovendo ogni volta, ogni nuova campagna, rispondere di nuove accuse, perché diciamo c'era una stratificazione di colpe. E mia madre parla con la giovane cinese che l'accompagna negli anni 90 e questa non sa assolutamente chi sia Wu Feng, questo per dire la memoria cancellata. E mia madre si interroga sull'atteggiamento che aveva avuto negli anni 50 e capisce che il suocero non aveva tutti i torti e che quando aveva discusso con l'interprete cinese che lo accompagnava sulla poesia, e questo interprete diceva ma questo fa della poesia sulla luna, non si può fare poesia sulla luna perché bisogna fare la poesia sugli contadini e gli operai, no? E Piero gli dice ma noi abbiamo un grande poeta che scrivendo sulla luna ha detto delle grandi verità, e questo dialogo mia madre gli riviene in mente, e questo è importante, la memoria, la stratificazione. Allora per questo dicevo la scrittura e la memoria scritta che uno ritrova, che noi in parte conserviamo nel nostro archivio, così come le tante testimonianze dei miei genitori sono conservate all'archivio del Senato, e rieditando questi materiali è stata anche una spinta, diciamo, a riverificare e a ricentrare su me stessa in qualche modo questo percorso. È chiaro che diciamo, l'agendina ritrovata, che era diciamo, un diario di bambina che mio padre mi faceva tenere per esercizio, è un'agendina anche censurata, perché io non scrivo per me stessa, scrivo perché mio padre poi mi corregge l'italiano che ho scritto. Quindi, e a volte era un esercizio anche che mi infastidiva di fare, insomma, no? Quindi si vede che sto scrivendo in fretta e devo fare dei resoconti, e quando diciamo ritorno in Italia continuo questo esercizio di scrittura ed è il nonno che mi corregge, ci sono dei segni di Piero che mi legge questo diario, quindi non è un diario diciamo in cui confido il mio intimo. Nello stesso tempo è chiaro che c'è una registrazione di episodi, di fatti che risvegliano la mia memoria di adulta, di anziana ormai, no? E quindi mi rimisuro con quelle situazioni, è un modo come cioè, allora ricordare che a un certo punto avevamo due amichetti in classe che erano cattolici, gemelli, stavano nella stessa classe, e a un certo punto in una di queste campagne contro le superstizioni noi bambini partiamo andavamo a casa loro a cercare di combattere contro la superstizione religiosa loro e della nonna che era ancora non so, diciamo in una ritualità cinese, quindi ancora più antica, e noi bambini eravamo quelli che dovevano ripulire da queste vecchie forme, lezioni, no? Di ateismo. Lezioni di ateismo. Allora ti si risvegliano momenti di memoria ed è chiaro che tu ti senti condizionata da quell'educazione, ma nello stesso tempo via via, cioè puoi rivisitarla, insomma è questo, diciamo, allora l'oro è difficile da mettercelo, però ecco la scrittura è un lenimento, è un tentativo di mettere insieme tutti questi frammenti. E sulla memoria nostra, anche lì c'è una grande controversia e battaglia da fare, lo sa bene Lara che poi deve organizzare via via in tutte le varie ricorrenze. L'ultima ricorrenza, voglio dire, che mi ha veramente, che hanno istituito adesso, mi ha veramente amareggiato, questa idea di mettere
la giornata degli alpini per celebrare una battaglia fatta a fianco dei tedeschi in Russia di pochi 2-3 giorni fa, no? Mentre diciamo, ecco, penso che Nuto Revelli si rivolterebbe nella tomba. Adesso perché la Russia ora è più cattiva. Ho capito. Quindi gli alpini li ricordiamo quando hanno vinto i russi. Ho capito. Grazie Silvia. Ci sono altri interventi? Sì. Come Silvia sa bene, io a Montepulciano ho avuto una casa editrice per tanti anni. La mission principale di questa casa editrice era proprio quello che riguardava la memoria, in particolare la memoria del territorio, quindi vivere e riportare tutte le testimonianze che era possibile tralasciare e lasciare per i nostri, per le generazioni che verranno. Quindi quello che è stato detto riguardo all'assenza di memoria della Cina per me è abbastanza agghiacciante. E dato che ho avuto l'opportunità di fare un brevissimo viaggio in Cina, pochissimi giorni, dove sono passato da Hong Kong a Canton, la mia impressione di questa città, non conosco il resto della Cina, è stato veramente un flash dovuto a una permanenza molto 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 breve, è stato quello di una totale mancanza di identità. Cioè io in qualsiasi luogo vado, in Italia, in Europa, dove sono stato, ho avuto la possibilità di viaggiare, percepisco la differenza tra un centro, una periferia, una zona con un pregio e una zona che non lo ha. E quell'esperienza in Cina per me è stata l'esatto contrario, forse non riuscivo nemmeno a capire dove mi trovavo, se in una zona centrale, in una zona periferica, in una zona che aveva un'importanza, dove c'era un centro culturale piuttosto che un'attività, sì, si capiva il posto dove si lavorava rispetto a dove si può risiedere, però ecco, quindi quello che volevo domandare è se queste due cose sono strettamente legate tra loro, no? Quindi mancanza di memoria e mancanza di identità. E cosa ci possiamo aspettare da un futuro, da un paese che ha prodotto questo? Insomma, la cosa un pochino mi preoccupa. Sì, forse Renata. Su questo tema Renata Pisu può darci una mano, anche se devo dire, ricordo, se non ricordo male, che il professor Montanari anche a un certo punto ha scritto un ottimo articolo molto progressista sul concetto di identità, magari ci può dare un contributo anche di pensiero dopo Renata Pisu ovviamente. Ma io sarò breve, mi sembra che l'impressione che ha avuto, sì, quella che si ha veramente adesso in Cina, per sia, vabbè, meno che quelli, faccia conto, era a Canton, lei non a Pechino 2 o 3 posti rimangono e ti dicono qua sei in centro, il Palazzo Imperiale, cioè la Torre del Tambu, cioè 3, il Tempio del Cielo, 3-4 posti, per il resto no, ma perché tutto buttato giù e ricostruito. Però questa è una vecchissima, antica, proprio ancestrale tendenza cinese, cioè che l'identità, quindi, e la memoria anche delle persone, ma in questo caso dei luoghi, no? Dei luoghi urbani, non è, per noi è tutto pietra. Noi vediamo, in Italia poi non ne parliamo perché abbiamo tutto, possiamo vedere in pietre e mattoni un arco di 3.000 anni, no? Ripercorrendo la provincia dalla Magna Grecia al Duomo, abbiamo tutto e conserviamo tutto. E la nostra memoria e la nostra identità hanno questa corposità, questa materialità anche se vogliamo. Se te ne sei scordata, però guarda lì, c'è il Duomo di Milano, qualsiasi di... E la Cina invece, e non so giudicare in questo caso se bene se male, cioè non è un giudizio che do di merito, ha avuto anche sempre una storia con un sacco di distruzioni totali. Ogni dinastia, cambio di dinastia, eserciti stranieri buttavano giù tutto, poco era costruito in pietra, molto più in legno, vabbè, questo. Però non ha mai
identificato con la materialità di un luogo la sua memoria, la sua storia, la sua identità. Quella è più nelle parole, nei gesti, nella tradizione umana e soprattutto scritta. Perché vai a Pechino, c'è un brutto cinema di periferia, c'era adesso manco più quello, no? Però c'era un cartello in bronzo, un'iscrizione, qui c'era nel 1520, non so per dire, il famoso teatro tal dei tali, non c'è più. Però nelle guide ti mandavano ancora a vedere quel brutto cinema degli anni 40, 30, 40, a visitarlo perché c'era solo la targa. Cioè è una concezione diversa. E quindi, vabbè, la domanda che poi lei si pone, quello è un grande punto interrogativo, perché la grande anonimità che adesso c'è nelle costruzioni cinesi, soprattutto perché c'è stato, come dicevo, questa esagerazione frenetica, un fenomeno di inurbanizzazione talmente densa, talmente forte, per cui c'è stato un modo, hanno dovuto costruirsi e tutto, hanno costruito tutte periferie, cosa potevano costruire? Riadattare dei luoghi storici con qualcosa, sì. Posso dire una cosa? Grazie, prego, prego, la professoressa Di Toro. Sì. Non solo per integrare rispetto, perché assolutamente, appunto, come dice Renata Pisu, la memoria è fondamentalmente appunto nella memoria tramandata, nella memoria letteraria. Però il pericolo che io vedo non è tanto nel tramandare o meno, perché tramandare si tramanda, cioè si parla sempre appunto dei classici del passato, eccetera, eccetera. Il problema è come se ne parla. Se ne parla in modo vitale, questo è il problema. Cioè appunto perché sono, se parliamo, pensiamo, non lo so, la grande tradizione filosofica, è di per sé per forza problematica. Il confucianesimo è stato sempre rimesso in discussione, per questo è rimasto vivo. E quello è il punto, secondo me. Appunto lasciarlo, continuare a nutrire questo dibattito che c'è sempre stato. Appunto che durante il Novecento abbiamo visto più volte andare schiacciato, cioè, come racconta anche bene Silvia, ci sono stati gli anni meravigliosi, cioè, allora per esempio la prima metà del Novecento, periodo terribile per la Cina, però di una vitalità enorme dal punto di vista culturale. Gli anni Ottanta, un periodo di grandissima apertura, no? Però poi c'è questa sorta di, anche nella mia esperienza, gli anni comunque dei primi decennio del 2000, insomma, giravano cose nuove. Poi però, è questa la cosa, non dare vita alla tradizione, cioè alla cultura, almeno per me questo è il problema. Questo che è fantastico, sì. Però era interessante la notazione, io trovo sulla materialità, certo, della... Certo. Noi la memoria è molto materiale, ma ci aiuta, cioè non è solo quella, ma guardate che ci aiuta, questo teatro ci aiuta a pensare all'Ottocento, cioè abbiamo tanti aiuti. Certo. In questo senso penso Tommaso Montanari possa chiosare con una battuta questo aspetto. Ma allora sì, con una battuta è difficile perché sono le grandi questioni. Diciamo che forse anche gli italiani potrebbero imparare qualcosa da una tradizione che punta meno sulla materialità, cioè come al solito c'è uno scambio di sguardi che potrebbe essere utile. La nostra idea di patrimonio culturale, come dire, appunto reificato nelle cose, gli oggetti, ed è verissimo, ha a sua volta un limite, perché dentro questi oggetti, dentro queste pietre, ci vuole una tradizione, cioè una tradizione nel senso di tradizione, cioè ci vogliono mani che passano qualcosa ad altre mani, il testimone tra generazioni. Allora, da troppo tempo il nostro patrimonio culturale abbiamo cominciato a considerarlo come qualcosa di completamente separato dalle vite degli umani, come una cosa oggettiva che è lì, che continueremo a capire per sempre. Un grande storico dell'arte era Ernest Gombrich, anche lui in fuga, austriaco, ebreo, fuggito a Londra sotto il nazismo, diceva: le civiltà muoiono, ci dobbiamo ricordare, non è che stanno vive da sole. Questo vale anche per l'Occidente, vale anche per l'Italia. Non ci illudiamo che queste pietre da sole possano conservare
vogliamo usare la parola identità. Allora, intanto ridefiniamo cosa vuol dire identità. Appunto, un grande intellettuale del nostro tempo, Tony Judd, diceva è una parola di cui nessun uso è presentabile, perché è diventata una clava. La legge di cui parlava Silvia, che è stata approvata pochi giorni fa, e a cui sarà dedicato un mio articolo che esce lunedì, è una legge mostruosa, in cui decidiamo di onorare il corpo degli alpini celebrando la battaglia di Nicola Evka, 26 gennaio 1943, che è l'episodio più mostruoso della ritirata di Russia, è lo sbandamento finale, il macello. Quella in cui Nuto Revelli dice maledissi la patria, morì l'alpino e nacque il partigiano, e noi celebriamo per legge l'eroismo, dice così la legge, l'identità italiana, l'interesse nazionale, la sovranità e l'eroismo. In una guerra di aggressione, legge approvata mentre la Russia aggredisce l'Ucraina, noi approviamo una legge che celebra l'aggressione italiana della Russia. Proprio negando quella generazione che ha scritto la Costituzione. Nell'articolo cito Piero, dichiarazione di guerra 40, Piero dice gli inglesi, i francesi, i norvegesi sono la mia patria, non sono italiani in questo momento. Io ho studiato alla scuola normale, ricordo che quando venne a darci i diplomi di perfezionamento, Carlo Azeglio Ciampi, che era stato studente in normale, ci raccontò che quando il direttore della scuola normale, che era Giovanni Gentile, entrò a mensa e disse che eravamo entrati in guerra contro la Francia, un gruppo di matricole, fra cui Ciampi, Smuraglia, cantarono a Marsigliese. La nostra patria è la Francia, e come furono espulsi da Gentile, che poi se li andò grazie a Luigi Russo a riprendere, uno per uno. Ma allora, identità, secondo la nostra Costituzione, da questo punto di vista davvero un capolavoro, l'articolo 9, in cui Piero ha una mano importante, non è il sangue, non è la razza, non è la religione, non è neanche la lingua delle parole, ma è il legame per l'appunto con il patrimonio e con il territorio, ma è un legame che va rinegoziato. In questo palco abbiamo rappresentato l'area della libertà, che erano le gite di Piero, di Leone Ginsburg, di Benedetto Croce, di Nello Rosselli. Quando le città erano infestate dai sabati fascisti, quando la libertà municipale era rotta sotto il giogo fascista, andavano a ricercare per i monti, diceva Piero, l'aria della libertà, leggendo Dante, non so, la Pieve di Romena, cioè rimettendo le parole e le cose in una connessione vitale, ma il punto di tutta questa cosa erano i vivi che erano lì, cioè erano loro che si avvicinavano alla mezza età e dicevano in questa terra di puro non sono rimasti che gli antichi pittori e i bambini prima che gli facciano balilla, cioè l'idea che il futuro fosse legato al passato, gli antichi pittori e i bambini, ma che nel mezzo ci doveva essere una generazione di vivi. Noi non confidiamo troppo nelle pietre, e forse qualcosa da imparare, come al solito, reciprocamente, di una cultura in cui la parola e la parola agita, detta fra generazioni, è il luogo dove si passa il testimone, credo che ci sarebbe molto utile. Cioè, come al solito, comparando le culture ci sono debolezze e forze, potremmo cominciare a imparare gli uni dagli altri. Grazie al professor Montanari. Non so se ci sono altre curiosità dal pubblico, io inviterei comunque o il sindaco Michele Angiolini o l'assessore alla cultura Lucia Rosa Musso, non so chi dei due, se avete intenzione ovviamente di fare un saluto istituzionale, abbiamo qua eventualmente anche un microfono che possiamo mettere a disposizione. Grazie al sindaco Michele Angiolini di Montepulciano. Sappiamo bene che Montepulciano ovviamente ha nel corso degli anni organizzato molteplici iniziative, soprattutto grazie allo stimolo anche di Silvia Calamandrei, della Biblioteca Archivio Piero Calamandrei. Pensiamo alla mostra Il Drago e la Farfalla, di cui l'opera che abbiamo visto poc'anzi di Giulio Pellegrini, che usiamo come omaggio oggi, ha tratto ispirazione, ma così come anche i grandi convegni di confronto tra Italia e Cina, tante altre iniziative. Ecco, l'importanza di questi momenti di approfondimento e di dialogo in un mondo così grande e terribile, come avrebbe detto Gramsci. Ma sono momenti particolari, di particolare importanza, mi fa piacere che mi avete dato la possibilità di poter parlare, per ringraziare innanzitutto la Biblioteca Archivio Storico Piero Calamandrei e la sua Presidente per tutta l'attività che sta portando avanti ormai a Montepulciano da tanti anni,
tutte queste iniziative che stavi dicendo poco fa te, Alessio, perché sono di una particolare importanza. E devo dire che aver anche partecipato ieri sera allo spettacolo teatrale, mi dispiace insomma per la sua partenza, perché avrei voluto veramente complimentarmi con Xingya Shi, perché molte sono le riflessioni che vengono fuori proprio da uno spettacolo del genere. Ha saputo, secondo me, raccontare anche con semplicità, a volte con drammaticità, con ironia, la storia dei suoi antenati, della sua famiglia, la sua storia, il fatto di essere venuto in Italia, che è la storia praticamente sua personale, ma è la storia di tanti stranieri catapultati per scelte personali oppure costretti ad andare in una terra straniera e a volte non essere nemmeno capaci di poter integrarsi nella società, perché poi dobbiamo, oltre alla terra in cui una persona viene accolta, deve avere anche una certa attitudine e capacità di potersi integrare. Non è sicuramente facile. Un passaggio, infatti, nella sua rappresentazione teatrale dice il fatto di aver avuto anche degli episodi di razzismo anche nella civile toscana. In un passaggio ricordo queste sue parole, è la testimonianza appunto di tante persone, e ha fatto anche riflettere. Io ho saputo questa mattina, purtroppo per altri impegni ho deciso di venire ieri sera, e questa mattina anche Francesca mi ha raccontato di alcune domande da parte degli stessi studenti, si sono stati veramente catturati da questo racconto, e quindi questo significa aver raggiunto l'obiettivo di far riflettere attraverso una rappresentazione teatrale su tematiche fondamentali e importanti. Il ringraziamento, lo ripeto, a Silvia per tutto il lavoro che sta portando avanti, perché veramente è un importante lavoro, anche perché va in quel percorso che purtroppo, lo dico anche qui, non vuole rappresentare praticamente, come dire, una scusa, però che in qualche maniera è stato rallentato nell'azione amministrativa da parte di questa pandemia, perché l'intenzione veramente nostra è quella di valorizzare quell'inestimabile patrimonio che noi abbiamo, il patrimonio culturale, che forse nel corso degli anni è stato anche un po' sottovalutato. E noi, io almeno, insomma, considero questo il patrimonio che anche Silvia ha messo a disposizione della comunità di Montepulciano, un patrimonio di inestimabile valore. E quindi mi sento anche come primo cittadino, ripeto, da quasi 2 anni e mezzo, 3, scusate se aggiungo, disgraziati da un punto di vista proprio di quello che è successo, mi sento proprio di ringraziarlo come primo cittadino. E chiudo, perché poi tante sarebbero le riflessioni e le domande, però un passaggio che poi è stato ripreso anche dal professor Montanari, il fatto del passaggio del testimone. Io credo che tutti noi abbiamo ricevuto comunque un testimone e dobbiamo essere capaci anche di ritrasmetterlo, e soprattutto chi riveste un ruolo nella società deve sentirsi portatore di un testimone. Ecco, io la domanda, e chiudo veramente, che voglio porre a Silvia Calamandrei: qual è il testimone che ritiene più importante di aver ricevuto da questa tua vita ricca, ricchissima, che io veramente tanti lati non conoscevo, e che hai saputo trasmettere o che ancora stai cercando di trasmettere, oppure anche hai il rammarico di non aver saputo trasmettere? Grazie, buona serata. Grazie al sindaco Michele Angiolini, e grazie anche per le parole per la nostra istituzione, che devo dire, nonostante la pandemia, è riuscita a non solo a sopravvivere ma addirittura a espandere il suo pubblico, l'utenza. La lettura è stato un momento importante di conforto, e la biblioteca continua a essere un momento anche di importante socialità e confronto culturale. E testimone, io credo di aver imparato in Cina e anche appreso dalla mia tradizione familiare una spinta all'impegno, all'attivismo, a volte un po' frenetico, anche un po' come quello cinese, e cercando di lavorare
per gli altri e soprattutto insieme agli altri. E quello che mi fa felice e mi conforta è di avere tanti interlocutori in queste costruzioni culturali che via via, in questi progetti che abbiamo, di mantenere una rete di amicizie, di interlocuzione, di riflessione che si allarga, avendo qui a Montepulciano un nucleo forte di persone che lavorano nella biblioteca, di giovani anche che hanno studiato il cinese e che si sono incuriosite del nostro patrimonio del cinese, di giovani che hanno una formazione forte in archivistica e bibliotecaria e che hanno potuto misurarsi con il nostro patrimonio, e per non disperdere appunto dei saperi, dei valori che sono essenziali per la comunità, cioè a volte anche rendere accessibile il patrimonio. Cioè il patrimonio va vissuto, però ha bisogno di intermediari, e questi intermediari sono fondamentali, sono coloro che organizzano e fanno conoscere e si relazionano con la cittadinanza per rendere disponibile tutto questo in eventi, in momenti di contatto. E quindi ringrazio molto il sostegno che ho avuto in questi giorni dallo staff della biblioteca, dalla nostra nuova direttrice Francesca Cenni e dal grande lavoro che ha svolto in questi giorni Tatiana Camerota, che ha portato sulle sue spalle l'organizzazione un po' di questo evento, che è riuscito magnificamente. Grazie Tatiana. Ci uniamo ovviamente alla riconoscenza, ringraziamenti per tutti coloro che si sono spesi per queste due giornate così importanti per Montepulciano e per cercare di costruire almeno un piccolo mattoncino di quei ponti che piano piano, con fatica, con pazienza, cerchiamo di ricostruire. Ringraziamo quindi davvero di cuore la professoressa Anna Di Toro, ringraziamo ovviamente il professor Tommaso Montanari, ringraziamo Renata Pisu, ci complimentiamo personalmente e pubblicamente con Silvia Calamandrei per questo splendido libro che davvero consigliamo vivamente per l'efficacia, la vivacità e l'esperienza politico-culturale storiografica che ci si trova dentro. Grazie a tutti, grazie per l'intervento.